Ok, buonasera. Cerchiamo di fare un po' di luce. C'è poca luce stasera. Ok, vediamo un attimo se riesco a fare un po' più luce. Bene. Questa sera vi voglio preparare degli ossi buchi di vitella con gli asparagi sfumati. Ciao Nancy, ciao Massimo, buona serata. Sfumati al marsala secco. Quindi abbiamo bisogno di una padellina per saltare gli asparagi, il tegame per i nostri ossi buchi. L'osso buco di vitella, eccolo qua. Gli asparagi che abbiamo sbollentato, ma devono rimanere belli croccanti. Un mix di pepe, o anche il pepe normale, va benissimo. Burro, meglio se chiarificato. Alloro, salvia e rosmarino, un pochino d'aglio della cipolla, e carota, eccolo qua, l'abbiamo già tritato, e un pochino di prezzemolo dopo. Bene, possiamo cominciare con il preparare i nostri ossi buchi. Andiamo a cuocerli. Ciao Natalia, buonasera. Ciao Katie, buonasera. Ci facciamo un po' di compagnia. Qui, no, questa sera utilizzeremo il burro. Quindi abbiamo preso il nostro legame. Ciao Frank, mettiamo un po' di burro. Lo facciamo sciogliere, eccolo qua, le nostre erbe aromatiche, arrivo subito, prendo un'altra fogliolina di alloro che è caduto, ok. Ecco qua il nostro alloro, lo mettiamo nella nostra pentola dove stanno rosolando. In questo modo sprigioneranno tutto il loro profumo. Benissimo. Ok. A questo punto possiamo aggiungere l'aglio e la cipolla. Ciao Frank! Ecco qua. Facciamo rosolare per benino. E poi metteremo i nostri ossi buchi. Facciamo in questo modo, tagliamo qui. In modo che non si arriccino durante la cottura. Allora, io non batto la carne perché se batti la carne col batticarne, le fibre si appiattiscono e la carne si indurisce. Nostri ossi buchi. Il nostro pepe. Ecco
pochino di sale. Poi lo facciamo rosolare bene bene e poi ne andiamo a girare. Dopodiché da bambina cucino, da quando avevo 11 anni, ne ho 54 quasi, un po' per passione, un po' per dovere. Ho cominciato a cucinare in casa, in famiglia. Adesso è un mio lavoro. Ecco qua. Facciamo rosolare per benino. Una volta rosolato, mettiamo anche le nostre fedele carota. Perfetto. Possiamo aggiungere fedele carota e facciamo rosolare insieme alla carne. Okay, nel frattempo abbiamo la nostra padellina. Grazie Steve. Facciamo scaldare. Mettiamo un altro pezzettino di burro, sempre lievitato. Ecco qua. Facciamo sciogliere il nostro burro. E magari. Magari ne avessi 42. Ok. Stiamo scegliendo un altro pezzettino di più. Ciao Angelo, come va? Questa padella andremo a saltare. Ciao Pasquale, buonasera anche a te. Andremo a saltare i nostri asparagi, li faremo rosolare bene bene, li salteremo proprio. Mettiamo un pochino di sale e un po' di pepe. Questo è un piatto che viene fuori molto molto profumato. Grazie Natale. Natalia, sei molto gentile. Spero di farvi un pochino di compagnia, oltre al piatto cucinato. Posso darvi un pochino di compagnia in questo momento. Ok. Questo è un piatto molto profumato. Ecco qua, mettiamo un altro po' di pepe, andiamo a girare. Un pochino di pelle e un pochino di sale. Ecco qua. Ecco i nostri asparagi. Li facciamo rosolare. E così. Questo può essere un'alternativa, un buon secondo. Grazie Spartaco. Se no lo chiamava Spartaco. Il nome della garanzia. Facciamo l'osso buco, un ottimo alimento. Ciao Albert.
come vi dicevo, l'osso buco è un ottimo alimento. Questo vitello costa un pochino di più, ma se prendiamo quello di manzo ha un prezzo molto accessibile, però ha un valore, parliamo di nutrizione, è un ottimo alimento. Ok, bene, ora possiamo mettere in marsala. Vediamo, abbassiamo la fiamma, questi li possiamo spegnere. E facciamo cuocere piano piano il nostro osso buco. Una volta che si è sfumato il marsala, metteremo un pochino d'acqua e porteremo a termine la cottura. Bene. Ora vi saluto. Ci vediamo tra un po', quando la cottura del nostro osso buco è pronta e vedremo come metterlo insieme e come impiattarlo. Quindi ci vediamo dopo, ok? Bacio e a dopo. Bene, eccoci qua, ci siamo. Dopo una mezz'oretta, 20 minuti, abbiamo fatto cuocere bene bene i nostri ossi buchi. Dopo che abbiamo messo un mezzo bicchiere di marsala che l'abbiamo fatto sfumare, abbiamo aggiunto dell'acqua un po' per volta, man mano che si ritirava abbiamo aggiunto dell'altra acqua, mezzo litro di acqua perché si può assicurare. In questo modo si sono cotti piano 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 piano. Eccoci qua, gli assicuri sono pronti, eccoli, sono belli cremosi. Stiamo scaldando i nostri asparagi. Benissimo. Ok, ci siamo. Prendiamo il nostro piatto. Ciao Giovanni. E possiamo impiattare i nostri ossi buchi. Ecco qua, i nostri ossi buchi sono pronti. Ciao Katie, grazie, sei molto gentile. Ecco qua, abbiamo qui un piatto gustoso, salutare. Gli asparagi sono in periodo, gli ossi buchi li trovate sempre. Bene, per questa sera abbiamo fatto. Quindi abbiamo messo un'altra ricettina. E possiamo ricapitolare quello che abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato 2 ossi buchi, 10 asparagi, un po' di burro, sedano, carota, cipolla, aglio, un chiodo di garofano, alloro,
salvia e rosmarino, mezzo bicchiere di marsala e 500 ml, mezzo litro di acqua. Abbiamo fatto rosolare le nostre spezie, l'alloro, la salvia, il rosmarino, e poi abbiamo messo i nostri ossifughi. Una volta rosolati abbiamo aggiunto la e carota, abbiamo fatto rosolare ancora un po' e abbiamo aggiunto questa marsala. Una volta sfumata la marsala secca, mi raccomando, abbiamo aggiunto l'acqua e abbiamo mandato in cottura per 20 minuti, mezz'ora. L'acqua non l'abbiamo messa tutta insieme, l'abbiamo messa un po' per volta, mano a mano che si consumava abbiamo aggiunto l'altra. Un pochino di sale e lieve. Poi gli asparagi li abbiamo sbollentati, ciao Alder, li abbiamo sbollentati, li abbiamo lasciati belli croccanti, li abbiamo saltati in padella con del burro, sale e pepe. Bene, una volta che abbiamo cotto gli ossifughi, li abbiamo sistemati sul nostro piatto, abbiamo messo sopra gli asparagi e siamo pronti per degustarli. Bene, vi ringrazio della vostra attenzione, un bacio, un abbraccio e alla prossima ricetta. Grazie, buona serata a tutti, alla prossima ricetta. Ciao, un abbraccio, un sorriso forte e speriamo bene, speriamo meglio. Grazie a tutti.